Quindi oggi partiamo da quello che era l'output parziale del progetto del database che abbiamo fatto in laboratorio la volta scorsa e cerchiamo di tradurre questo in un DB relazionale, perlomeno in una prima versione del DB relazionale. Poi ci accorgeremo probabilmente durante l'implementazione che avremo dimenticato qualcosa. Io qualcosa l'ho già visto, ma non voglio... Visto che questo è emerso, diciamo così, dai laboratori, dalle esercitazioni, proviamo ad andare avanti con questo e poi scopriremo eventualmente che manca qualcosa e faremo nuove versioni e nuove aggiunte. Quindi questa è già una prima progettazione macro. Questa in realtà la leggiamo come due livelli sovrapposti, perché c'è alcune delle tabelle che risiederanno sul database delle sedi e alcune che invece risiederanno sul database diciamo così, del server centrale, l'abbiamo indicato nelle note. Ecco, forse una cosa che manca, no? E conviene dirla subito, poi ci sono altre piccole che scopriamo strada facendo. La prima cosa che manca è un'informazione a livello di server centrale sui progetti. C'era sfuggita la volta scorsa, perché nel momento in cui un utente entra in una sede e l'utente non è di quella sede e non ha un'autorizzazione specifica in quel giorno per quella sede, perché essere di quella sede me lo dice questa relazione che è presente presso la sede, essere autorizzato me lo dice questa tabella che è già nel database della sede, quindi avrai tutto, ma c'è il terzo caso, che è quello di recarsi in una sede diversa grazie al fatto di partecipare ad un progetto. Allora, se per caso il progetto in questione è stato definito, creato nella sede in cui mi sto recando, allora avrà anche la tabella utente progetto lavora su. Quindi la sede, diciamo così, referente del progetto sa quali sono le persone che ci lavorano. Ma poi c'è un caso ancora in cui io ho un progetto che è stato definito sulla sede 1. Io lavoro presso una sede qualsiasi, la 2. Mi reco presso la sede 3, ma la sede 3 è una sede abilitata per il progetto, tal dei tali. Come fa però la sede 3 a sapere che io posso entrare lì dentro? Dovrebbe in qualche modo sapere, la sede non lo può sapere, dovrebbe sapere, ok, ma questa persona qui a quali progetti partecipa? E quindi a quali progetti partecipa tra quelli che gestisco io? Quelli che possono essere svolti presso la mia sede? E questa è un'informazione, o perlomeno la sede 2 deve sapere, magari di chiedere alla sede 1. Quindi in qualche modo deve esserci un'informazione su questa persona qui che è della sede 2. Può entrare o no? Chi me lo dice? Me lo può dire l'informazione che ha la sede 1. Perché la sede 1 ha definito un progetto che si svolge anche nella sede 3 e a cui partecipa anche questa persona. E allora devi lasciarla entrare. Allora, questa informazione, il fatto che la sede 2 debba chiedere alla sede 1, da qualche parte deve essere memorizzata nel server centrale. Quindi, come minimo, la relazione utente-sede, in qualche modo, in parte, va anche replicata sul server centrale. Dopodiché, il fatto che quell'utente lì appartenga o no a quel progetto, lo posso chiedere alla sede referente del progetto. Poi le cose in realtà sono più complicate, no? Perché io la sede 2 vedo una persona non conosciuta e dico, vabbè, magari questa persona è relativa a uno dei progetti che si svolgono anche presso la sede, no, è la sede 3, presso la sede 3. Chiedo al server centrale il quale mi dirà, ok, nella sede 3 sono attivi 10 progetti, però io non so ancora quella persona a quali progetti partecipa. Quindi dovrei in teoria chiedere, con l'informazione che ho qua, alle 10 sedi
responsabili di questi 10 progetti, senti, per caso questo signore qua è uno dei tuoi, di quelli che hai abilitato per questo progetto, e se almeno uno risponde di sì, lo faccio entrare. In realtà la cosa potrebbe essere più semplice, dipende da come faremo il login, perché se noi al login diciamo che la persona sceglie il progetto, allora non devo più andare a chiedere a tutte e 10 le sedi, per caso è uno dei tuoi, perché magari lavora su quel progetto, ma se è lui che all'atto dell'ingresso mi dichiara qual è il progetto, io vado proprio a chiedere alla sede responsabile di quel progetto. Però io come sede 3 devo sapere quali sono tutti i progetti che devo offrire al mio utente, quindi questa è l'informazione che serve. Poi, se l'utente dichiara il progetto quando entra, io vado semplicemente più a verificare che il responsabile, no? Io entro e vedo tutti i progetti che si svolgono in quella sede. Tra questi dovrò scegliere un progetto a cui lavoro io. Nel momento in cui l'ho scelto, il sistema verifica che io sia autorizzato dalla sede a cui appartiene il progetto. Quindi questa è l'aggiunta che avevamo dimenticato, in realtà sul server centrale serve. Ok, a parte questa annotazione, partiamo da questo schema di massima, che è l'elenco delle entità essenzialmente delle relazioni principali, e proviamo a fare la progettazione del database. Alla progettazione del database ne approfitto per imparare a conoscere un po' meglio lo strumento dell'editor di modelli che ci dà MySQL, no? Che avevamo forse usato qualche volta in un'esercitazione brevemente, ma non abbiamo mai visto per bene. Allora, delle 3 colonne, no? Di questo workbench, quella centrale non l'abbiamo mai usata. Quella centrale è la colonna di progettazione. Quindi, mentre quella di destra è quella di amministrazione, e quella di sinistra è quella di interazione con i dati, query, eccetera, quella centrale è quella di progettazione. Noi, quando abbiamo giocato finora, abbiamo progettato dei database in modo molto empirico, creando direttamente una tabella e specificando direttamente i campi. Però, quando fossero più di una, diventa complicato, no? Allora usiamo il livello di data modeling. Questo livello di data modeling è del tutto slegato rispetto al database. Cioè non serve che MySQL stia girando, sia attivo, neppure che io abbia un collegamento o nulla. Cioè, è un editor grafico di tabelle, di progetti di database, che non deve in nessun modo essere collegato, non richiede in nessun modo di essere collegato a un database vero e proprio, no? È solamente un'applicazione grafica, semplicemente è stata messa qua. Quindi noi creiamo un nuovo modello, mi crea una serie di videate in cui posso definire il modello. Lo posso definire in due modi. Da un lato qua sotto ho una cosa molto simile a quello che avevo nell'interfaccia di sviluppo. Cioè posso definire tabelle, definire delle viste, eccetera, eccetera. Ma io non ci andrò qua. Posso farlo, ma non lo faccio. Lo farò in modo grafico attraverso un diagramma che sarà molto simile ai diagrammi entità relazioni che conoscete. In realtà non è così astratto, così generico come l'entità relazione, è un pochino più concreto. In ogni caso, il diagramma grafico e l'elenco delle tabelle sono sincronizzati, nel senso che sono due viste diverse sulla stessa cosa. Non solo, ciò che facciamo qui di fatto viene semplicemente salvato in un file di progetto MWB, un file suo interno, e non è ancora il database, no? Le tabelle che vedremo qua, quando io facessi qua un add table, non starei aggiungendo nessuna tabella a nessun database. Starei solamente dicendo, guarda, il database che sto progettando avrà questa tabella. Poi ci sarà un momento in cui effettivamente deciderò di crearla in un database. E questo avverrà, come sempre, generando una serie di comandi SQL che avranno l'effetto di creare la tabella. Ma questo lo faccio solamente alla fine, attraverso un'operazione che qua è chiamata di forward engineer, cioè porta avanti, ingegnerizza il passo successivo dal progetto al database. Per cose più complesse c'è anche l'operazione inversa, reverse engineering, che prende un database esistente, legge le tabelle e le importa in questo sistema per poterle modificare, se per caso dovessimo mettere le mani su un database che è già stato creato. Forward Engineering, tra l'altro, è anche abbastanza furbo per sincronizzarsi, c'è anche questa funzione specifica,
nel caso in cui facessimo delle modifiche incrementali, cioè ho già fatto un database, lo sto modificando, modificando lo schema, e lui è in grado di andare a fare solamente le modifiche che servono senza ricrearlo da zero, cancellando tutti i dati. Ma su questo ci arriveremo. Allora, partiamo dal creare un diagramma, anzi, prima partiamo dal dare un nome. Non lo chiamiamo MyDB, lo chiamiamo eTracker, che è il nome che abbiamo dato all'applicazione. Quindi abbiamo dato il nome alla nostra cosa, fatemi salvare come prima cosa il file, quindi diciamo così, eTracker v1, ok, e qui abbiamo creato un primo file all'interno del quale disegniamo il modello di entità relazioni. Allora, partiamo, seguiamo la traccia utente, sede, progetto, turno e poi aggiungiamo le relazioni. Quindi avremo una tabella, sono qua queste icone qui, sono la creazione di vari tipi di oggetti, questi sono semplicemente elementi grafici tipo un layer, cioè un rettangolo che delimita una nota, una figura. Quelli reali sono questi, tabelle e relazioni. Tabelle sono di questo tipo. Quando creo una tabella, pardon, vediamo tutti i passi uno per uno. Allora, creo una tabella. Vabbè, qui mi ricorda a quale database lo sto aggiungendo. In ODB va bene questo come tipo di tecnologia per la redazione della tabella. Dopodiché mi aggiunge un elemento di questo genere, però ha solamente il nome della tabella. Io con un doppio clic mi attivo sotto un editor delle proprietà della tabella stessa. Quindi la tabella la possiamo chiamare utente, che è questa, e poi posso definire le colonne, la struttura, gli attributi della tabella, no? La struttura. Quindi potrebbe essere... Io ho semplicemente fatto doppio clic, lui mi ha già proposto un campo di utente, in automatico, me l'ha proposto di tipo intero, pensando di dare, questo possiamo cambiare noi, possiamo decidere noi un po' la strategia, ecco, questa è la prima cosa che facciamo adesso, no? come scelta, come decisione di progetto, è come identifichiamo gli elementi delle tabelle. Allora, per semplicità, anche per convenzione, insomma, per uniformità di convenzione, potremmo decidere che ogni tabella, salvo eccezioni motivate, diciamo così, avrà sempre una colonna che è la chiave primaria che si chiama ID col nome della tabella, ID utente, e che è sempre di tipo numerico. È comodo così, no? Nel caso dell'utente, probabilmente questo ID coincide con quello che noi chiamiamo volgarmente matricola, no? Però, giusto per uniformità di nome, anziché chiamarlo matricola, lo chiamiamo sempre ID utente, lo chiameremo ID sede, ID turno, eccetera, eccetera. E possiamo dire che ha la proprietà, questi numeri, questi ID, li possiamo dare la proprietà di autoincrement, AI, in modo che alla creazione di nuovi elementi venga assegnato automaticamente un nuovo numero. Dopodiché, quali altre proprietà ha l'utente? Vabbè, ne avevamo ipotizzate alcune. Opla, se non sbaglio. Qui non l'avevamo scritte, però era nome, cognome, eccetera, eccetera. No? Quindi possiamo magari cominciare a scriverle. Cognome, nome, sono tutte proprietà che devono essere not null. Vi ricordate queste colonne? Chiave primaria, non null, campo univoco. E autoincrement sono quelle che usiamo, le altre sono campo binario, senza segno, ma riempilo di zero anziché di null se il dato è mancante. Dopodiché, altre proprietà, le avevamo qua, se non sbaglio, pardon, le avevamo qua. Ti
utente. Eccolo qua. C'è tutto questo problema della categoria di utente, no? Che cos'è questo utente? Allora, se è presente nella tabella degli utenti, non è sicuramente un utente anonimo, cioè la tabella degli utenti non contiene gli utenti anonimi. L'utente anonimo è uno stato particolare dell'utente prima di fare il login. Sono tutti utenti che possono essere utenti semplici, lo saranno tutti per ereditarietà. E poi potrebbero essere responsabili di sede o responsabili di progetto. Ecco, devo rappresentare in qualche modo il fatto che siano responsabili di sede o di progetto? Non esplicitamente qui. Non esplicitamente qui. Non ho una colonna su questo, ma avrò una relazione che lega le sedi agli utenti e, i progetti agli utenti. Ok? Quindi questo lo rappresento tramite una relazione, questo attributo. L'unica categoria di utente invece che avevamo pensato di identificare, diciamo così, con un flag nella tabella è l'utente speciale, perché questo bypassa tutto il sistema di protezione e non è legato a nient'altro, no? Quindi possiamo aggiungere un campo del tipo l'utente è speciale, chiamiamolo così, isUX. IsUX domani non ci ricordiamo già più cosa vuol dire, quindi lo scriviamo qua nei commenti. Indica se l'utente è speciale, cioè, non riesco a scrivere, può sempre accedere a tutte le sedi, o perché l'amministratore o perché l'ha detto la manutenzione, si fa. Il tipo di dato di questo è un tipo di dato booleano, qui c'è doppio clic, ci dà i vari tipi di dato supportati, not null, devo specificare vero oppure falso, e basta. Altre informazioni sull'utente? In questo momento non me ne vengono in mente, no? Di importanti cioè saranno mille altre, numero di telefono, eccetera, eccetera, ma le possiamo sempre aggiungere. Tanto in questo momento non stiamo ancora creando le tabelle, no? Poi, giusto per vedere il modo di procedere, il secondo tipo di informazione, qua. È la tabella, diciamo, nei progetti, quella della sede, abbiamo detto che non serve, poi decideremo poi come gestirla. Progetti. Allora, progetti, faccio una tabella, progetto, quindi creo una nuova tabella, doppio clic, la chiamo progetto. Anche qua dovete darvi una regola, nel vostro database i nomi delle tabelle saranno sempre o tutti singolari o tutti plurali. È una questione di preferenze, io preferisco vederla singolare. Qualcuno dice no, la tabella progetti perché contiene dentro tanti progetti, ogni riga è un progetto. Io invece preferisco chiamare la tabella progetto perché così quando ho un bin che mi rappresenta un singolo progetto lo chiamo nello stesso modo della tabella. Però sono piccole convenzioni che poi ci aiutano, no, nella programmazione a non farci sempre la domanda, no, questa tabella qua com'è che si chiama? No? Cercare di avere uniformità tra i vari livelli. Allora, anche qua avremo l'ID progetto, che è un intero autoincrementante. Avremo il nome del progetto, che è un campo obbligatorio. E poi avremo una relazione, tra utenti e progetti. Di che tipo è questa relazione? Una relazione di quelle che chiamavamo molti a molti, perché ogni utente può lavorare su molti progetti, ogni progetto conterrà sperabilmente diverse persone. In realtà di relazioni ce ne sono due, che le abbiamo chiamate, una lavora su e l'altra responsabile. La relazione responsabile è invece
uno a molti, no? Nel senso che un utente può essere responsabile di più progetti, ma ogni progetto ha un solo responsabile, mentre invece lavora su e molti a molti. Ok? Allora, le implementeremo entrambe, le implementeremo in due modi diversi. La relazione lavora su, essendo una relazione molti a molti, richiede una tabella aggiuntiva di supporto. Quando facevamo i diagrammi di relazione nel corso di base di dati, si disegnava un rombo in entrambi i casi, poi questo rombo veniva assorbito o in un attributo o in una tabella in fase poi di progettazione. Qui non abbiamo questo lusso perché stiamo già ragionando in termini di tabelle e quindi sappiamo che la relazione lavora su richiede una tabella aggiuntiva, lui non ce la crea da solo. Una tabella aggiuntiva, puramente relazionale, che avrà puramente le chiavi esterne. Quindi questa tabella qui la chiamiamo, doppio clic, lavora su. E questa tabella lavora su, avrà un ID lavora su, suo, che è l'identificatore di riga. Ok? Vai. E poi avrà le due chiavi esterne, che sono una verso utente e l'altra verso progetto. Allora, le chiavi esterne le posso aggiungere qui, nel campo chiave esterna. Quindi, oh, scusate, questo qui la togliamo perché dov'è delete? Ho una chiave primaria per la tabella, poi questa chiave primaria è fatta solo di chiavi esterne, questa tabella, scusate, è fatta solo di chiavi esterne, una verso utente e l'altra verso progetto. Allora, ho questa linguetta foreign keys che mi permette di definire le chiavi esterne di una tabella. Questo nome, foreign key name, è semplicemente un nome simbolico, quindi la posso chiamare lavora su underscore utente, per ricordarmi che è lato utente, che fa riferimento alla tabella utente. Quindi la chiave esterna che parte da lavora su fa riferimento alla tabella utente. E qui ho scelto la tabella. Sulla destra mi dà l'elenco degli identificatori definiti per la tabella di destinazione. E mi dice, ok, ma fa riferimento alla tabella utente, come mi identifichi l'elemento della tabella utente a cui faccio riferimento? L'ID lavora su. No, scusate. Devo aggiungere una nuova. Sì, l'ID lavora su. No. Dove è andato? Fammelo aggiungere. Devo aggiungere la colonna a mano. Allora, eccolo qua. Lavora su. Allora, ID utente. Intero. Dall'altra parte. Ok, ID utente, ID utente. Allora, questo è. Ho specificato una chiave esterna che si chiama lavoro su utente, che si riferisce alla tabella utente. Questa chiave esterna, quindi questa relazione, mette in relazione appunto la colonna ID utente di questa tabella lavora su con la colonna ID utente della tabella destinazione. Okay? Quindi vincola questo campo ID utente a quest'altro campo ID utente, li ho chiamati nello stesso modo. Lavora su.ID utente, il tracker lavora su, questa è la relazione che fa riferimento, mette in riferimento la colonna ID utente di questa tabella. Non mi sembra che convenga dargli un nome diverso, così almeno è chiaro a cosa fa riferimento. Tu, qui che punta, fa riferimento a utente di utente, quindi alla colonna di utente della tabella utente. Bisogna un po' abituarsi a una terminologia, una notazione leggermente diversa da quella a cui siete abituati nel corso di base di dati. Anche dal punto di vista grafico, c'è questa notazione strana.
che è detta, no, vedete che la relazione le crea, anziché mettere il, no, i simboli che usavate, mette questo simbolo strano, che in inglese la chiamano crow's foot, zampa di corvo, no? Sembra proprio una zampa di una gallina, noi diremmo forse. Quello sta a indicare il lato molti. Cioè, voi, se voi seguite questo, partite da qui, seguite questo, dice, beh, io quando parto da un certo utente posso trovare, vedi che qua si biforca, no? Immaginate mentalmente di seguire quella freccia, si biforca, quindi posso trovare tanti lavora su per un singolo utente. Mentre invece se parto da un lavora su, dall'altra parte troverò un solo utente perché non si biforca la punta. Qui le relazioni NN non ci sono, quindi ho sempre un lato 1 e un lato N. Dopodiché devo fare lo stesso lavoro dall'altra parte, quindi creerò una colonna ID progetto di tipo intero, perché ovviamente il tipo deve coincidere con la chiave esterna dall'altra parte. E creo la chiave esterna, lavora su progetto, che punta alla tabella progetto e mette in relazione la colonna ID progetto con la chiave primaria della tabella progetto stessa. Ok? Se uno volesse fare le cose più dettagliate, no? Definire tutte le proprietà di queste chiavi esterne, se fa doppio clic sulla relazione, proprio qui c'è il nome della relazione, puoi avere una didascalia, ma sulla parte foreign key invece ci sono informazioni, diciamo così, significative dal punto di vista della base dati. Dice, attenzione, questa è una relazione 1.1 o 1.n, e se la cambio cambierà il tipo di piedino con cui arriva. È una identifying relationship, sono le relazioni quelle che venivano chiamate deboli nel corso di base di dati, cioè quello di cui di fatto partecipo alla chiave primaria e non alla chiave primaria mia, quindi di fatto non lo usiamo quasi mai. Quindi essenzialmente il campo principale che ci serve è questo. Relazione 1.1, non sempre le faremo. Dopodiché c'è questo mandatory da un lato e dall'altro, cioè è obbligatorio oppure no la partecipazione? Perché a parte la cardinalità da 1 a n, cioè la cardinalità massima è da un lato 1 e dall'altro n. Dopodiché la cardinalità minima può essere 0 o 1. Ecco, qui MySQL lo indica in modo diverso, quando parla di cardinalità parla sempre di cardinalità massima. Quando parla di cardinalità minima dice è obbligatorio oppure no. Allora noi dobbiamo fare attenzione perché per un utente non è obbligatorio lavorare su un progetto. No? Quindi qui siamo su lavora su progetto. Però per la tabella lavora su, se ho una entry nella riga lavora su, deve fare riferimento a un progetto. Viceversa, quindi questo è giusto che sia obbligatorio, perché una riga nella tabella lavora su deve puntare a un progetto, non è facoltativo questo lato della relazione. L'altro lato della relazione invece è facoltativo o obbligatorio? Dato un progetto, è obbligatorio che partecipi in almeno una relazione lavora su? Attendere sì, ma inizialmente no, appena l'ho creato non c'è nessuno dentro. Oppure un progetto finito non ha nessuno dentro. Quindi non ha senso che sia obbligatorio dal punto di vista strutturale. Quindi io toglierei l'obbligatorio qua. E togliere l'obbligatorio, cioè renderlo opzionale, fa comparire, da entrambi i lati, l'ho fatto da un lato solo, fa comparire un pallino qui, che dice attenzione che qua ci può, il pallino è detto come uno zero, ci può essere o non ci può essere. La stessa cosa da questa parte, doppio clic sulla relazione, lato tabella ovviamente deve esserci, lato utente potrebbe anche non esserci.
Quindi quando la salvo compare il pallino da questo lato. Qui abbiamo definito delle relazioni e delle tabelle che sono già operative e in realtà queste relazioni, al di là di questa tabella qui, che ovviamente corrisponderà a una tabella del database, queste relazioni hanno un doppio ruolo. Da un lato fungono da documentazione, no? Quindi si vede come sono collegate le varie cose, ma dall'altro automaticamente creano dei vincoli nel database, per cui aggiungono i vincoli di integrità strutturale nel database, per cui ti sarà poi impossibile fare degli inserimenti o delle cancellazioni che violino questi vincoli di chiave esterna. Ok, poi un altro è quello della responsabilità. L'utente, abbiamo detto, responsabile di progetto. Allora, utente responsabile di progetto, parto dalla tabella utente, parto dalla tabella progetto, perché è nella tabella progetto che scrivo qual è l'utente responsabile. Nella tabella progetto, doppio clic, aggiungo una colonna che sarà ID utente, fatemelo chiamare ID utente responsabile, così ci ricordiamo che cos'è, perché se no so ID utente che sarà un int, e poi ci aggiungo una chiave esterna che chiamo progetto responsabile, che fa riferimento alla tabella utente e mette in relazione la colonna ID utente responsabile con la chiave primaria dell'altra tabella, dell'ID utente. Adesso qua devo un po' spostare le tabelle in modo che si veda. Dopodiché andiamo a vedere la cardinalità di questa. Un utente può essere responsabile di più progetti? Sì. Un progetto ha un solo responsabile? Sì. Un progetto deve avere un responsabile? Sì. Un utente deve essere responsabile di almeno un progetto? No. Quindi in realtà lato utente non è obbligatoria. Non sono obbligato né a lavorare su un progetto né a essere responsabile di un progetto. Quindi si va avanti così. Dobbiamo ancora aggiungere sede e turno. Allora, sede aggiungiamola, poi magari non la popoleremo, nel senso che per ciascuna sede la tabella sede avrà una riga sola, ma conviene metterla così, quando faremo poi l'altro database avremo già delle parti fatte, quindi differiranno a livello di istanza, di contenuti, non tanto di schema. Allora, creiamo la tabella sede, doppio clic, sede, andiamo sulle colonne, creiamo l'ID sede, solito trucco. Sì, l'ID sede allora, parentesi, che però dobbiamo risolvere adesso. Come identifichiamo i progetti e gli utenti in un'azienda distribuita di questo genere? Cioè, arriva una nuova persona, gli devo dare un numero di matricola, un nuovo ID. Però lui sta entrando nell'azienda nella sede numero 7. Come lo do questo numero? Gli do un numero che sia univoco all'interno dell'azienda numero 7. Quindi il numero di l'ID dell'utente e l'ID del progetto sono numeri che saranno univoci all'interno di ciascuna sede. Non è che una sede per dare un numero deve chiedere a tutte le altre sedi, ma sentite, questo numero vi va bene, no? E quindi avremo in realtà un identificatore complessivo che sarà l'ID della sede insieme all'ID dell'utente, oppure l'ID della sede insieme all'ID del progetto, devono sempre viaggiare di pari passo, perché dire progetto numero 7 non dice nulla, se non so di quale sede è, perché ogni sede avrà un progetto 7. Avrà un utente 1, che sono diversi, è l'utente 1 di quella sede. Quindi va bene. L'unico problema invece sono le sedi, perché quando dico la sede 3,
devono essere tutti d'accordo su qual è la sede 3. Quindi i numeri di sede invece devono essere un elenco condiviso e unico a livello di tutta l'azienda, non di ciascuna sede. Poi ciascuna sede si crea i suoi utenti, si crea i suoi progetti con degli ID numerici interni. Allora, questo discorso per dire che la tabella ID sede non avrà probabilmente, anzi non vogliamo che abbia l'auto-increment, l'assegnazione automatica del numero di sede. Ah, perché la creazione di una nuova sede è un'operazione delicata, devo dargli il numero giusto. Non deve darglielo il database così, partendo da 1, col rischio di creare i numeri di sede doppi. Quindi mentre tutte le altre tabelle lascio che il database assegni i numeri da solo, sulle sedi no, devo poi loro pensare anche a livello di interfaccia di scegliere un numero esplicito. Poi la sede avrà ovviamente un nome, potrà avere una città, un indirizzo e altre cose. Qui noi immaginiamo che ciascuna sede abbia le informazioni su se stessa e server centrale abbia una tabella con l'elenco di tutte. Ok, dopodiché abbiamo l'informazione su dove, sul fatto che l'utente risiede in una certa sede. Questa di nuovo è una relazione tra utente e sede. Di tipo, di nuovo, 1n. Nel senso che un utente sta in una sede sola, una sede contiene tanti utenti. Eccolo qua. Allora, qui in realtà il modo veloce di farlo l'ho sbagliata, non ricordo mai. E fare due clic, allora, qui ti dice questo, devi cliccare prima su una tabella e poi sull'altra, ma non mi ricordo mai, esatto, così è giusto. Il modo per creare relazioni prima l'abbiamo fatto a mano, aggiungiamo una colonna, aggiungiamo la chiave esterna. Se no con questo bottoncino è molto più veloce, lo rifaccio al rallentatore, crea una relazione 1n, da questa tabella a questa tabella. Ho cliccato sulla prima, ho cliccato sulla seconda. E lui mi ha fatto tutto ciò che serviva, nel senso che mi ha aggiunto un campo nuovo, che adesso magari andremo a rinominare se non ci piace, mi ha aggiunto la relazione che punta direttamente alla chiave esterna della sede. Quindi questo qua l'ho chiamato sede ID sede, in modo un po' prolisso, io lo chiamerei solamente ID sede e niente più. Una relazione che, vediamo un po' dal punto di vista della relazione, lato utente deve essere obbligatoria, lato sede potrebbe anche non esserlo, nel senso che una sede, quando nasce, quando viene creata, ha 0 utenti. Questo non obbligatorio è importante perché altrimenti non riuscirei mai a creare una nuova sede, perché quando faccio una insert per creare una nuova sede, dice no, stai violando un vincolo che dice che deve avere almeno un utente, allora non me la lascia creare. No, deve partire con 0, poi li aggiungo. E qui siamo quasi alla fine, nel senso che ci rimane da aggiungere la tabella turno, perché poi utente sede l'abbiamo fatta. Ah no, manca il responsabile di sede ancora. Manca il responsabile di sede, ops, che invece è una relazione 1-1. No? Mentre una sede ha tanti utenti, una sede ha un solo responsabile. Allora in questo caso piazzeremo una relazione di tipo 1-1 tra utente e sede. La relazione 1-1 è questa, la chiamiamo utente responsabile sede, è una relazione 1-1 opzionale per utente, obbligatoria per la sede. Cioè la sede deve avere un responsabile e l'utente può essere responsabile o può non esserlo. La chiave esterna non la chiamiamo sede ID sede, ma la chiamiamo in realtà non serve neanche. L'ho fatto al contrario, scusate.
fatto al contrario, nel senso che devo mettere prima la sede e poi l'utente, in modo che mi crei l'ID nella tabella sede, perché è la sede che deve dire qual è l'utente di cui è responsabile. Essendo 1-1 in teoria la potremmo fare in entrambi i casi, ma essendo opzionale è meglio mettere la chiave esterna nella tabella dal lato dell'obbligatorietà della relazione. Quindi, da capo, chiamiamo questa sede utente responsabile sede, obbligatorio lato sede, facoltativo lato utente, ok? Ci siamo. Questa chiave esterna non la chiamiamo utente di utente, ma id utente responsabile. Chiamiamo nello stesso modo in cui abbiamo chiamato quella del progetto. Quindi id utente responsabile, vediamo cosa mi dice il tooltip per essere sicuri di averla messa giusta, è una chiave esterna che fa riferimento a utente.idutente. Allora, sì, giusto. Quindi, dall'alto, utente.idsede è la sede di lavoro. Invece il responsabile lo leggo al contrario, sede.id dell'utente responsabile è l'utente responsabile della stessa. Ok? Quindi abbiamo queste relazioni qua. Dopodiché c'è l'ultima tabella che è il turno. Allora, abbiamo la tabella turno, che è la più complessa, che è anche un po' quella chiave. Abbiamo il solito ID turno, che non è altro che un numero progressivo. Dopodiché, sul turno cosa avevamo detto? Beh, un turno è una cosa complicata che è fatta di data, ora d'ingresso, ora di uscita, l'utente, la sede e opzionalmente un progetto. Ok. La ricordavo peggio. Allora, abbiamo una data, che è un oggetto di tipo date, la ora ingresso, che sarà un oggetto di tipo time, ora uscita, che sarà un altro oggetto di tipo time. Adesso qui ci sarà poi da ragionare se questa ora di ingresso o uscita ha senso mettere solamente l'ora oppure mettere direttamente un oggetto data e ora che contiene tutto per comodità, perché poi probabilmente nel codice dovremo ogni volta andare a combinare la data di oggi con l'ora di ingresso, perché da solo. Ma questo magari ci pensiamo dopo quando pensiamo poi diciamo così, a come gestirlo nell'applicazione. Per ora siamo vicini alla progettazione. Poi formalmente la data è una. E all'interno di quella data hai due orari, punto. Se poi ti è più comodo ripetere la data tre volte, facendo attenzione che sia sempre la stessa, è chiaro che hai una difficoltà in più perché quando inserisci i dati devi essere sicuro che la data sia la stessa nei tre campi. Però magari è più facile in fase di consultazione. Quindi accetti un minimo di ridondanza dei dati per una semplificazione poi operativa. Però questo magari decidiamolo dopo, di allentare un po' il vincolo per semplicità di programmazione. E poi abbiamo detto sempre questo. Utente, sede, progetto, queste sono tre relazioni. Quindi questo turno ha queste tabelle, tutte obbligatorie, tranne l'ora di uscita che non è obbligatoria, nel senso che nel momento in cui creo una nuova istanza di turno, faccio una insert di un nuovo turno, devo dare l'ora d'ingresso. L'ora di uscita non la do ancora. La darò con un update quando l'utente uscirà. Quindi attenzione che l'ora di uscita non deve essere obbligatoria come campo. E poi abbiamo le relazioni. Quindi, qual è l'utente che completa questo turno? Beh, è una relazione 1-1. No, scusate, 1n. Un turno è composto da un utente solo, viene svolto da un utente solo. Un utente però può svolgere più turni. Quindi, visto dall'utente,
ci sono più turni possibili. Visto dal turno c'è un utente solo. Poi una relazione tra utente, scusate, tra turno e progetto, che è dello stesso tipo, un turno si svolge su un progetto specifico, ma un progetto può essere su più. Un progetto si diciamo così, implica sicuramente molti turni. E poi tra... cosa avevamo scritto? Turno e sede. Noi mettiamola, anche se è un po', se stiamo pensando al database della sede, è un po' ridondante, perché la sede sarà sempre la stessa, sarà sempre questa. Però immaginiamo quando poi trasferiamo, quindi nella chiave esterna sede ci sarà sempre scritto, questa è la sede 7, ci sarà sempre scritto 7777, perché in questo database metto i turni di questa sede. Però nel momento in cui poi esporto questi dati, li integro sommando i turni, mettendo insieme i turni di tutte le sedi, è un campo che ciascuno mi darà sempre uguale, ma tra di loro saranno diversi e mi permetteranno di distinguere dove sono stati svolti i turni. E quindi lo metto, lo aggiungo, tra turno e sede. Quindi diamo un po' i nomi alle chiavi, utente, id utente, io lascio solo id utente, per brevità, progetto id progetto lo chiamo solo id progetto, sede di sede la chiamo solo id sede, dove id progetto è facoltativo, not null, perché abbiamo detto che un ingresso, un turno potrebbe anche non avere un progetto associato, nel caso chiaramente solamente di persone che entrano perché sono di quella sede o perché hanno un'autorizzazione specifica o perché sono utenti speciali. Però in quel caso potrebbero anche entrare senza specificare nessun progetto, l'avevamo permesso. Questo qui non c'entra niente. Dopodiché andiamo a vedere le cardinalità di queste relazioni. Questa la chiamiamo turno utente. La chiave esterna, lato turno, un turno deve avere un utente sì, un utente deve avere un turno, beh, appena l'ho assunto non è detto, e dall'altra parte uguale, e quindi mettiamo a posto, quella sul progetto l'abbiamo già messa a posto. Questo attributo di relazione di cardinalità minima obbligatoria o no, coincide con l'attributo not null dell'attributo che funge da chiave esterna. Cioè, se io metto id utente, scusate, not null, automaticamente la relazione con l'utente diventa una relazione obbligatoria, non ha più il pallino. Se invece lo metto che può essere null, quindi tolgo il not null, la relazione acquisisce il pallino. È la stessa informazione che però vediamo in modi diversi, o dichiarata sulla foreign key, sulla relazione, oppure dichiarata sull'attributo. È la stessa cosa. I pallini vuoti o pieni, questi rombi qua colorati, vedete quello azzurro, quello rosso, la notazione è che quando è rosso è una relazione, una chiave esterna, quando è azzurro invece è un attributo normale. Quando è pieno è obbligatorio, quando è vuoto è facoltativo. Allora, vedo che qua nome e città dovrebbero essere obbligatori, mi sono dimenticato di metterlo. Quindi anche visivamente, gli utenti di progetto dovrebbero essere obbligatori. E così via. Così anche a colpo d'occhio, un progetto deve avere un utente responsabile. Ok. Poi questo direi, adesso salviamo. È una prima versione abbastanza completa, perlomeno dovrebbe raccogliere tutte le informazioni che abbiamo finora discusso di questo, perlomeno per il database di sede. Giusto? Andiamo un po' a vedere cosa ci siamo detti la volta scorsa. Utente sede c'è, utente progetto, utente sede, lavora presso, lavora su, ce l'abbiamo. Progetto sviluppato presso, sede progetto. Ah no, questo manca, ci manca ancora. Quali sono le sedi presso cui si sviluppa un progetto? E poi l'autorizzazione, ci mancano queste due relazioni. Allora, sede progetto sviluppato su. Allora, una tabella
simile a lavora su, sarà una tabella sviluppata su che mette in relazione le sedi con i progetti. Allora mettiamo il turno un po' più in qua e questa tabella la disegniamo qua sotto. Si chiama sviluppato su. Quindi la sua chiave primaria della relazione e poi di nuovo questa è puramente una tabella che mette in relazione altre due, quindi mette in relazione un progetto e una sede, un progetto con una sede. Un progetto può essere sviluppato su più sedi, una sede può essere sviluppata su più progetti. Mettiamo magari a posto i nomi, sono già a posto, questi qua i nomi delle relazioni, i di progetto e di sede. E il fatto di creare le relazioni cliccando semplicemente sulla freccia è molto veloce, anche perché mi mette già in automatico questo int non se l'ha inventato, l'ha copiato dal tipo della chiave primaria dell'altra tabella. Quindi siamo più sicuri che sia tutto coerente. E poi rimane ancora l'ultima, l'autorizzazione in aggiunta. Quindi utente, sede, data, utente autorizzante. Quindi chiamiamo autorizzazione, un'altra tabella, la mettiamo qua sotto, la chiamiamo autorizzazione che collega, abbiamo detto, autorizzo chi? Autorizzo un utente. Sullo schermo autorizzo un utente a recarsi presso una sede in una certa data, quindi la data la devo aggiungere a mano, ok, qui di utente che è autorizzato e l'id sede verso la quale sono autorizzato, e poi aggiungo ancora, quindi io ho qua una relazione che mi mette l'id utente, questo id utente, allora questa relazione qua va verso sede, questa va verso id utente. Me ne serve una seconda relazione sempre verso l'id utente per indicare chi è che ha autorizzato la cosa. Sempre di tipo 1n. Questo qua la chiamo id utente autorizzante. Questa avevamo messo che era opzionale, se non sbaglio. Cioè chi ha chiesto l'autorizzazione, che l'avevamo indicata nel Word, l'avevamo indicata tra parentesi, mi pare che fosse perché abbiamo detto può esserci o non esserci. Allora, questo è il nostro progettino. Non conterrà tutto, ci mancheranno ancora delle cose, ma perlomeno partiamo di qua. Fatto questo, ovviamente l'ho salvato, avete questo file mwb, che se torno qua, qui ci sono tutte le tabelle di questi tracker che sono state create, eccetera, eccetera, con le loro colonne, le loro chiavi primarie, eccetera, eccetera. Cosa me ne faccio di questo? Quello che posso fare, una volta che ho finito, è di creare veramente il database. Finora è solamente un modello. Creare il database, devo collegarmi, innanzitutto devo attivarlo. Vediamo, è un'operazione che è abbastanza rapida,
faccio avviare il server. E una volta che il server è avviato, ok, posso con questo menu database forward engineer, cioè procedi, ingegnerizza il database in avanti. Gli devo dare, gli posso dare, scegliere il server presso cui collegarmi, il metodo di collegamento, eccetera, eccetera. Vado avanti. Allora, lui cosa fa? Cosa sto facendo adesso? Lui sta analizzando il disegno che ho fatto, lo schema che ho fatto, e sta creando delle istruzioni SQL che creano esattamente quello schema. E poi lo passerà al database per far creare gli oggetti veri e propri. Qui ci sono delle opzioni del tipo drop before each create, cioè se io stessi aggiornando le tabelle che esistono già, fanno una create table di una tabella che esiste già, viene rifiutato dal database, quindi lui dovrebbe fare prima la drop e poi la create, ma diciamo così all'inizio non ci serve. Spegniamo poi solo un secondo sull'ultimo, generate insert. Al momento crea tabelle vuote, è possibile già fargli creare delle tabelle con dei dati di prova, con i dati iniziali dentro, se noi li popoliamo nello schema iniziale. Allora, perché lui li crei, dobbiamo selezionare questa casella. Inserisci anche dei dati che ti ho dato. Avanti, mi chiede la password e mi dice: guarda, io ho trovato queste cose, ho trovato 7 tabelle, ho trovato nessuna vista, nessuna altra cosa, eccetera, eccetera. Vuoi andare avanti? Sì. Ecco, questo è il risultato della nostra fatica. C'è una serie di istruzioni, create table, if not exist, i vari campi, i vari tipi, primary key, tutti i constraint, le foreign key, eccetera, eccetera, roba che aveva saperla nel corso di base dati. Uno ci passava mezzo esame con questa cosa qua, no? Quindi hai tutto, puoi salvare su file. Ah, questo è il mio database, tieni. Beh, copia sul clipboard, oppure direttamente iniettarlo nel database. Collegati, esegui, finish successfully. Beh, normalmente c'è sempre qualche errore, ma stavolta avrà letto l'ora, ha capito che non doveva fare errori. E sembra che non sia successo nulla, qua non è successo nulla, ma se io vado sul server dovrei scoprire che è stato creato un nuovo schema, un nuovo database. Prima non c'era nulla, eh? E questo schema conterrà delle tabelle che conosciamo, che sono quelle che abbiamo appena. Adesso questa qua, poverina, è vuota, non contiene ancora nulla, ma sono esattamente le tabelle che abbiamo definito prima con quelle colonne. Quindi da questo momento in avanti il modello non serve più, il database e il modello vivono in due mondi separati. Forward engineering parte da uno e genera l'altro. Se modificassi il modello finché i dati sono vuoti, io posso modificare il modello finché voglio, quando faccio forward engineering mi cancella quello precedente e me ne ricrea uno nuovo. Vuoto. Se io invece volessi, quando lo creo, soprattutto per prova, metterci dei dati dentro, sul modello un edit table, non edit table, scusa, edit table data, dov'è? È finito, insert, eccolo qua. Sulla tabella c'è un'etichetta insert che mi dà quello che avrei dall'altra parte quando vedo edit table data e posso metterci dei dati di prova. E così quando lui crea lo script, se seleziona quella casella che avevo fatto vedere, lui dopo aver creato tutte le tabelle mette una serie di istruzioni di insert per popolare quelle tabelle. E così, magari sul sito abbiamo già delle. Tutte le volte che rifaccio il sito non devo ogni volta rimetterci dentro, che ne so, i due utenti di prova, definire la password, eccetera, eccetera. No? Questo è comodo. Se invece nel database ho già delle informazioni che servono, vabbè, allora avrò l'operazione di sincronizzazione, che è un pochino più complessa, no? Quindi immaginiamo di avere già una tabella che funziona. Mi accorgo, oh cacchio, mi serve una tabella in più, mi serve una relazione in più,
su un database che contiene già dei dati veri. Allora non posso fare for engineering che mi ricrea le tabelle da zero. Allora il synchronize è un pochino più complesso, come vedete i passaggi si collega al database, seleziona lo schema che c'è già nel database e lui fa due operazioni, fetch object info, cioè prima legge nel database cosa c'è, quali tabelle ci sono, quali colonne, quali relazioni, le confronta con quelle che hai tu nel modello e ti permette di scegliere, select changes to apply, quali modifiche apportare. Quindi ti fa prima la differenza tra quello che c'è nel database, vero, e quello che c'è nel modello, e poi puoi scegliere quali modifiche apportare, allora lui farà delle istruzioni che non saranno più di create table, ma di alter table, in cui aggiunge e toglie colonne, oppure, se sono tabelle nuove le crea, ovviamente. In realtà poi c'è un review e un synchronize, il review fa vedere lo script, come sempre, e il synchronize è quello che lo pompa veramente dentro. Quindi, è un'operazione un pochino più rischiosa, perché se le modifiche che avete fatto sono molte, può darsi che no, sia disallineato, convenga ricrearlo da zero. Però esistono queste due opzioni. Allora, adesso partiamo da questo, e su questo database che abbiamo appena creato, poi cominceremo a costruire le opzioni del sito. Già adesso mi sono ricordato che abbiamo dimenticato la password. Quindi se avete ancora un minuto di pazienza, proviamo a fare un synchronize, aggiungiamo la password, che è un campo di testo, ce l'hanno dimenticata, eravamo tanto fiduciosi della cosa, risalviamo e vediamo cosa succede se volessimo fare un synchronize. Password. Prossimo passo, quale schema vuoi? Questo, mi ha dato l'unico che matchasse come nome. Ha letto il database e mi dice guarda, queste qui sono uguali, questa è diversa, c'è una variazione tra il modello e il sorgente e questa variazione, e mi spiega qual è, alter table, che cosa farebbe. Io a questo punto posso dire update model, cioè ha ragione il database, aggiorna il modello, in questo caso cancellerebbe la colonna password che ho appena aggiunto, oppure update source, nell'altro senso, quindi aggiorna il database e tieni buono il modello, o ignora tutte e due. Update model with changes detected in database script. No, scusate, da così. Dobbiamo fare. E poi esegui, e lui in teoria l'ha fatto. In teoria, magari anche in pratica, perché andiamo a vedere le colonne di utente. Facciamo un aggiorna, è comparsa anche la colonna password. Quindi per piccoli modifiche incrementali non dobbiamo ricostruire da zero. Va bene, però almeno adesso nel progetto che vi distribuiamo sul sito, cominceranno a comparire insieme allo zip con i sorgenti, dentro una directory che chiameremo database o qualcosa del genere, dentro il progetto di Eclipse, troverete le varie versioni man mano che andremo avanti, queste due versioni, il file MWB che potete aprire col Workbench e il file SQL che contiene lo script di creazione che è generato direttamente da qua, ma che volendo, se non avete l'MWB installato, potete direttamente prendere quel file, mandarlo a MySQL e lui crea il database. E poi però man mano che andremo avanti anche quello evolverà insieme all'applicazione, evolverà anche la versione del database. Ricordatevi che ogni versione del database è allineata a una certa versione dell'applicazione, no? E quindi ogni volta va poi aggiornato il database, se vedete che cambia il numero di versione è da modificare. Va bene, oggi abbiamo finito, grazie.